Paolo ci ricorda le profondità o le altezze di noi stessi. Non sapete, racconta ai Corinzi, che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi. Il tempio è il tempio di Dio. E non c'è buon posto nella nostra vita per l'adorazione degli idoli o vanità, come il nostro sé ordinario o ego tende sempre da fare. Il salmista si chiede: chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e che non giura con frode. Tale è la generazione di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. Che cosa succede sulla collina del Signore, dove si entra nel Tempio del Signore? Bene, che succede in noi stessi, noi che siamo noi stessi il Tempio dello Spirito Santo, quando entriamo profondamente nel Tempio? Quello che succede è che noi diamo nascita a Cristo, a Dio con noi. Intorno al 750 avanti Cristo, Isaia profetizzò: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele, Dio con noi. Nel mondo di oggi, padre John Maine dice che ogni momento è un momento di Cristo, di Dio con noi, se siamo presenti adesso. Diamo vita a Cristo e trasmettiamo Cristo agli altri attraverso la nostra vita e il nostro lavoro. Tu ed io siamo sfidati da Dio di liberamente fare la sua volontà. Quando una persona accetta, poi, come il famoso storico Arnold Toynbee ha dichiarato, la sua ricompensa per volere ciò che è la volontà di Dio è che egli si ritrova preso da Dio in partenariato nel fare il lavoro creativo di Dio. Certamente non un progetto del mio ego. Tale è la via della pace interiore. Non è la nostra pace, ma la sua pace. Gesù disse: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi.